Buongiorno a tutti, sempre qui al Circolo Nautico. Sentite? Mi spiace che... No, non sentite. Mi spiace che voi non lo sentiate, perché io sto annusando l'olio essenziale di lavanda, che è un olio particolare. Io ho deciso di parlarne, anche se forse avevo già fatto un post, non mi ricordo, ma l'olio essenziale di lavanda è veramente eccezionale, versatile, è il principe degli oli. È antisettico, sedativo, riequilibrativo, un armonizzante, quindi potete usarlo per tantissime cose. L'unica cosa è che vi piaccia, che voi gradiate il suo meraviglioso profumo, perché ci sono persone che col profumo della lavanda hanno qualche problemino. Invece per chi piace è veramente, potete utilizzarlo tutti i giorni. Ci sono un po' di indicazioni per utilizzarlo. Io di solito, vabbè, al di là del metterlo nell'ambiente, no? Quindi per facilitare il sonno, per dormire meglio, quindi in camera da letto messo nell'aroma diffusore, oppure serve per fare meditazione, quindi per aiutare a raggiungere stati meditativi profondi. A livello più pratico, per esempio, io lo trovo meraviglioso per, e sembra che io in questi periodi vi stia martellando con questa cosa della tensione dei muscoli del collo, ma perché? Perché tantissimi dei miei clienti e dei miei amici mi chiedono sempre questo, no? Quindi l'olio essenziale di lavanda serve tantissimo come, siccome un mio rilassante, fa rilassare i muscoli. Se voi lo mettete ai lati del collo, cioè se questa è la colonna vertebrale, adesso ci sono i capelli, ma lo mettete partendo dalla base del cranio tutto giù fino sopra il trapezio, dove il famoso, vi ho già fatto vedere, trapezio superiore nei video prima, ok? Lo mettete lì e poi andate a fare la nanna, vedrete come dormite bene, il mattino dopo sentirete il collo molto molto meglio. Un'altra peculiarità è, per esempio, per aiutare quando ci sono le punture di insetti. A me è successo una volta che mi aveva punto un'ape e avevo letto di mettere una goccia di olio di lavanda e poi aspettare che si asciugasse e rimetterne un'altra per 7 volte. Io sono arrivata fino a 5 e poi ho dovuto smettere di metterlo perché non avevo più bisogno, perché non avevo più dolore. Quindi assolutamente serve tantissimo sulle punture degli insetti. E poi per tantissime altre cose. Serve per aiutarvi se avete necessità, qualora voi abbiate la necessità, di aumentare un pochino la vostra spinta verso le parti spirituali. Quindi per portarvi a lavorare di più su altre parti spirituali, per elevare i vostri pensieri verso qualcosa di più alto. E nello stesso tempo può essere messo anche nelle camere una goccia di olio essenziale, nel termosifone, nelle camere dei bambini, insomma ha un utilizzo incredibile. L'unica cosa, se lo mettete addosso, ma anche in aroma diffusione, ma soprattutto se lo mettete addosso, assicuratevi, questo lo dico sempre per quanto riguarda gli oli, che la qualità dell'olio sia ottimale. Mi sembra di avervi detto tutto, anche se in realtà sull'olio di lavanda ce ne sarebbe da parlare per tantissimo, ma poi risulta un pochino noiosetta. Quindi se avete ulteriori domande scrivetemi nei commenti e io vi risponderò, o meglio ancora magari vi risponderò nella rubrica Ti rispondo. E vi ringrazio di avermi ascoltato e, come sempre, grazie alla vita.